La rassegna stampa è offerta da... Lunedì 19 novembre, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Giornale d'apertura, Il Messaggero, Gaza, la strage dei bambini, raid israeliani sulla striscia, 70 vittime, sirene ed esplosioni a Tel Aviv, Hamas vicini a un accordo per la tregua. Monti agli investitori stranieri, non garantisco sul dopo voto, il premier in missione in Kuwait, chiunque governerà dovrà assicurare crescita, lotta a evasione e corruzione. Passiamo alla stampa, pressing su Monti, non garantisco dopo le elezioni, seguiti della convention di Montezemolo, il piano dei centristi, a gennaio via libera per usare il suo nome. Obama in campo, fermatevi, decine di missili a Gaza, strage di bambini, razzi su Tel Aviv. Quinto giorno di raid israeliani, ieri altre 9 vittime. Netanyahu, basta attacchi, poi la tregua. La Gazzetta del Mezzogiorno, a fuoco l'auto della madre del presunto killer, è stato un atto doloso, Lecce nel mirino, Olimpia Pezzuto, il figlio e Andrea Polimeno. Taranto, l'avvertenza Ilva, ritorna a Palazzo di Giustizia, da oggi in ferie forzate 500 lavoratori di due reparti a freddo. I PM accelerano sull'inchiesta ambiente venduto, l'azienda sta ultimando la richiesta di dissequestro. Grottaglie, spari tra la folla, ammazzato giovane pugile Alessio Marinelli, un'esecuzione. La Gazzetta di Lecce, bando annullato, la CISL all'attacco del rettore La Forgia, università veleni dopo lo stop al concorso per due posti di elevata professionalità. Il sindacato chiede all'ex direttore generale Emilio Miccolis di chiarire la posizione del Magnifico. Domani consiglio di amministrazione. Lecce, a fuoco l'auto della madre del presunto killer, nel mirino Olimpia Pezzuto, mamma di Andrea Polimeno, un atto doloso. Guardia costiera, barche alla deriva, soccorsi un diportista e 3 pescatori. Concludiamo con il quotidiano Tagli, a rischio 4 cliniche, la scura del governo sulla Petrucciani, su Villa Verde, Villa Bianca e sulla San Francesco di Galatina. Università, adesso è guerra sul bando dei veleni, Miccolis, De Pascalis, scambio di accuse. Litiga, urla, esce e poi torna, sgarbi show, da Mantovano, vendo la zucca vuota, offese per tutti. Nuovo giallo dopo il delitto, Piazza Palio, bruciata l'auto della madre di Polimeno. Accorpamento province, Brindisi in piazza e domani l'adesione a Lecce. Calcio, pace fatta tra Tesoro e Lerda, torna il sereno nella squadra. Strategie della politica, duello tra Bersani e Renzi, Manichi si vede vincente, il leader di SEL, bene D'Alema come ministro degli esteri. Appello del segretario regionale dell'UDC Angelo Sanza, Election Day anche in Puglia, Emiliano e Vendola lasciano. Brindisi capoluogo, città in piazza, i parlamentari facciano sentire la loro voce evitando la cancellazione della provincia. Ilva, ferie forzate per 500 lavoratori, mossa per fronteggiare la scarsità di commesse. Gli operai sono gli stessi che potrebbero essere interessati dalla cassa integrazione per la quale però non c'è un accordo. Industriali in assemblea, strategie per uscire dalla crisi, oggi a Lecce l'incontro al quale parteciperà anche il presidente nazionale Giorgio Squinzi. Spending review nella sanità, a rischio chiusura per 8 cliniche private, accreditamenti stop al di sotto di 80 posti letto. Il piano di risparmi del governo fissa i limiti per le strutture, nel mirino soprattutto le case di cura monospecialisti. Lecce luci, stop al maxi appalto, tutta colpa della neve, il bando, il TAR boccia la gara per il servizio di illuminazione che vale 52 milioni, giudici, deve essere ammessa l'offerta arrivata tardi per il maltempo. Il filo busta all'esame degli studenti, questa mattina i ragazzi della 4C del liceo Palmieri viaggeranno a bordo del mezzo pubblico. La polemica, litigi, fuga e ritorno, ecco lo sgarbi show, il critico contro tutti a sfide di Mantovano. Bufera sull'università, scarica barile sul concorso dei veleni, guerra sulle responsabilità del bando annullato per i due posti di elevata professionalità. I sindacati incalzano. Piano urbanistico, ambiente e servizi per la città del futuro, PUG, meno volumi, più metodo partecipato. Dal verde alla riqualificazione dei quartieri bisogna intercettare le nuove esigenze. Incendio alla 167, auto a fuoco, mistero dopo l'omicidio, la donna, una ritorsione contro la mia famiglia, sarebbe una vigliaccheria. La proprietaria è la madre del presunto killer di Piazza Palio. 3 uomini e un 14enne salvati dalle onde, la guardia costiera ieri ha soccorso un natante in avaria a Torre in Serraglio ed una barca in balia del mare a Gallipoli. Le due imbarcazioni rischiavano di schiantarsi sugli scogli. Parabita, partita a calcio, ma con i pallini, si caccia a pochi metri dal campo sportivo di Sant'Eleuterio. Paura e preoccupazione tra gli sportivi, il sindaco ci vuole sicurezza. Nardò, Conti e Veleni oggi in aula, il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi sul bilancio di previsione 2012 sul consuntivo. Infine lo sport, Tesoro e Lerda, è scoppiata la pace, è bastata una telefonata per chiarirsi, oggi parla Tesoro Junior. È tornato il sereno dopo l'infuocato post-gara di Lumezzane con le accuse rivolte dal patron a tecnico e calciatori. La nostra rassegna stampa termina qui, a più tardi con TG News 24. Buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da...